Copa America. Suddivisione dei gironi. Risultati e partite. Giornata della fase a gironi inizia dunque da qui la loro rincorsa al titolo. Vedremo quanta strada riusciranno a fare. Ancora qualche attimo di pazienza e poi si comincia. Torneo che apre dunque con la prima gara della fase a gironi. Che partita ti aspetti, Stefano? Entrambe le squadre vorranno esordire con un risultato positivo. Perdere significherebbe già dover rincorrere le avversarie. Alla fine potrebbero anche accontentarsi di un punto, per non rischiare troppo. Ecco la grafica che ci mostra subito la formazione del Brasile. L'allenatore ha deciso di schierare in campo la propria squadra oggi col classico 4-3-3. Il tridente composto da una punta centrale e da due esterni offensivi che di solito partono larghi per accentrarsi e andare alla conclusione o puntano verso il fondo per crossare in mezzo. Ecco come si schierano gli ospiti. Hanno optato per il 4-3-3 classico con due attaccanti rapidi e una punta centrale di peso. Modulo che dovrebbe esaltare la velocità degli esterni. Prevedo duelli infuocati sulle fasce. Comincia dunque la Coppa con questa sfida che vale per la prima giornata della fase a gironi. Chi vedi favorita, Stefano? Vedo i padroni di casa leggermente favoriti rispetto alla concorrenza, dunque non mi stupirei se fossero proprio loro ad aggiudicarsi il girone avversari, permettendo ovviamente. Coutinho. Pallone buono per Neymar. Il gol super di Neymar! Qui possiamo ammirare nuovamente la rete del Brasile con questo replay. Un gol che merita di essere rivisto. Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che spettacolo. Assist davvero perfetto, bisognava solo metterla dentro. Molto bella la conclusione. Sì, Pier, hanno sfruttato l'occasione. Sfuma dunque l'azione d'attacco. Pallone profondo, pericoloso. Prova dalla distanza. Conclusione che non ha creato problemi al portiere. Ha calciato da distanza siderati. Casemiro. Non è facile trovare. Occhio a Firmino. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Si avventa sul pallone e lo spazza. Azione che sfuma. Si giocherà ancora per due minuti. Gran palla in mezzo. Occhio all'imbucata. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Vorrei una valutazione da Stefano Lava su Neymar in questi primi 45 minuti. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Si riprende a giocare in questo secondo tempo, match valido, lo ricordiamo, per la prima giornata della fase a gironi. Firmino. Fernandinho. Campbell. Prova a calciare. Hanno pareggiato e non è detto che vogliano accontentarsi a questo punto. Hanno il morale alle stelle e questo gol potrebbe aver aperto nuovi scenari impensabili alla vigilia.
portiere non ha potuto nulla e dunque il pallone è finito in rete. Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che spettacolo. Assist davvero perfetto, bisognava solo metterla dentro. È stato un gioco da ragazzi mettere il pallone oltre il portiere avversario. Dici bene, Pier, questa rete è di sicuro il frutto di qualche lunga sessione d'allenamento. Douglas Costa. Crossa verso il centro. Fuori Neymar. Ti è piaciuto, Stefano? È stata un'autentica spina nel fianco della difesa avversaria, dando il suo contributo in zona gol. Finisce così sul risultato di parità. Parità al termine di una sfida che ha visto invece dal punto di vista del possesso palla una netta supremazia. Sì, Pier, ma è stata una supremazia che non si è concretizzata in occasioni da rete. Pareggio tutto sommato giusto. Vorrei un giudizio da Stefano Nava sulla partita di Neymar. Ha trovato il gol che ha consentito alla sua squadra di uscire in battuta oggi. Direi che può essere moderatamente soddisfatto della sua gara. Gironi che sta per andare in scena, di cui si è parlato molto nei giorni scorsi, vedremo se sarà all'altezza delle grandi aspettative. Sfida che sta per cominciare, mettetevi comodi. Torneo che apre dunque con la prima gara della fase a gironi. Che partita ti aspetti, Stefano? Entrambe le squadre vorranno esordire con un risultato positivo. Perdere significherebbe già dover rincorrere le avversarie. Alla fine potrebbero anche accontentarsi di un punto per non rischiare troppo. Riflettori puntati oggi sulla sfida tra Ecuador e Messico. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. A una prima occhiata mi sembra che abbiano scelto il 4-4-2. Non mi pare di vedere particolari stravolgimenti al modulo base. Anche la posizione dei centrocampisti mi sembra piuttosto in linea con quella classica. Vedremo se e come cambieranno le cose nel corso del match. CT del Messico che si affida a questa formazione che vediamo. Ecco il tiro! Incredibile, traversa, non è finita! Valencia. Gran tiro, murato dal difensore, Herrera. Parte il tiro. Intervento tempestivo del difensore. Pallone profondo, pericoloso. Occasione per il Cesarito. Hanno sciupato l'occasione del vantaggio. Male qui l'attaccante, male. Da lì doveva segnare un gol che gli avrebbe dato fiducia. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. La mette in mezzo. Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol. Comprensibile la loro gioia. È un gol questo che li ripaga per tutti i loro sforzi. Non ha sprecato il cross che arrivava dalla destra. Impeccabile qui sia il cross che la finalizzazione. Uno spettacolo. È stato un gioco da ragazzi mettere il pallone oltre il portiere avversario. Dici bene, Pier, questa rete è di sicuro il frutto di qualche lunga sessione d'allenamento. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima frazione. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Ha portato in vantaggio la sua squadra poco prima dell'intervallo, un gol questo che potrebbe rivelarsi decisivo, anche e soprattutto a livello morale. Si riprende a giocare in questo secondo tempo, match valido, lo ricordiamo, per la prima giornata della fase a gironi. Il match di oggi per lui in salita
non sta rendendo come al suo solito e la squadra ne risente. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Possibilità di contropiede. Occhio alla ripartenza pericolosa. Valencia! Colpisce la traversa, non è finita. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Attenzione al tiro! Che gol! Splendida rete! E adesso c'è veramente un margine pesante di vantaggio. L'attaccante ha cercato il 7 e l'ha messa lì, dove il portiere non poteva arrivare. Un gol di pregevole fattura, conclusione potente, precisa, al punto giusto. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Può metterla da lì. Strepitoso qui il portiere sulla conclusione a botta sicura. Era gol, Pier. Non so come abbia fatto a prenderla. Ed è rete! Gol di rapina dopo la sfortunata deviazione del portiere. Sfortunato qui il portiere. Pallone è finito proprio sui piedi dell'attaccante che da lì non poteva sbagliare. Ci aveva messo una pezza sulla conclusione precedente, ma non poteva farci niente sulla ribattuta. Palla verso il centro dell'area. Ed entra in rete! Gol! Il match è segnato. Gol buono soltanto in pratica per le statistiche. Un gol importante, sì, ma non cambia la situazione per loro. È un gol questo che li ripaga per tutti i loro sforzi. Una bella rete, divisa però a metà tra l'autore del gol e il giocatore che ha battuto l'angolo. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Ecco il triplice fischio che mette fine al match. Tornano a casa con una sconfitta, qualcosa di interessante si è anche visto. L'impressione però, Stefano, che ci sia ancora molto da lavorare. L'allenatore avrà sicuramente il suo bel da fare per correggere quello che non ha funzionato. Ma d'altronde lo pagano anche per questo, Pier. Buona oggi la sua prova, tra i migliori in campo della sua squadra. Ha contribuito al successo finale con una buona prestazione, con un gol. Risultati e partite.